Lei quanto paga per lo smaltimento? Io pago 50 oggi. La sua offerta? La nostra azienda è in grado di dimezzarle i costi. 25 centesimi al chilo. Ma è buono. Ma è tutto clean, come dicono negli Stati Uniti? Trattandosi di rifiuti tossici, certificazioni, stoccaggio e trasporto. Certificazione, stoccaggio e trasporto. Ha portato con sé un contratto che posso visionarlo? Certo, va bene. Se lei ha delle perplessità, le posso dire che l'intero ciclo di smaltimento finisce direttamente nelle discariche di Marcianise. No, si figuri. Non è una correttezza di informazione. No, io la ringrazio della sua corretta informazione, ma a me interessa che sia clean, come dicono in America. Poi su quello può stare assolutamente tranquillo. Resto non è che mi interessa, capisci? La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno. 800 tonnellate. 800 tonnellate. Non è un problema. Scontato. A me interessa smaltire. Le ripeto, osserviamo diverse aziende in zona. Si può informare? No, no, ho già fatto. Ho già fatto questo. Non si preoccupi, ho già fatto. Però, come vedo, siamo nella massima trasparenza. Assolutamente. I capannoni di Teverula, per che cosa li usiamo? I pneumatici. Esattamente. I rifiuti della conceria li mettiamo nella cava? No, non dice passare. E allora dove? Controllo sul catalogo europeo. Eccoli, 04. Sono tra quelli indicati in rosso e più pericolosi. Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida. No, questi non vanno bene. E allora 411. Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura. Questi vanno bene. Tutta roba che la terra si prende, lo mischiamo col compost, hai capito? Fertilizzando, Roberto. Fertilizzando. Ci rimangono fuori solo le terre di spazzamento di Milano. Vabbè. Su 60 camion. Le cave di San Felice? Sono piccole. Secondo me no. Guarda. Fammi vedere. No. Sono piccole, sono piccole. Non sono manca profonde. Non vanno bene.